Yo, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene ragazzi, oggi è la giornata dedicata alla Red Bull Dance Connect. Come ben sapete, sto cercando di allenarmi ogni settimana seguendo i consigli dati nei tutorial di Red Bull Dance Connect, così da poter migliorare sempre di più, si spera. Io ce la metto tutta. Quindi questa settimana sto provando ad allenarmi con i consigli dati da Fabrice. Con Fabrice avevo già fatto degli stage, è un insegnante, un ballerino speciale, fantastico. Lui è di Parigi, al di là delle sue abilità è veramente umile, da come l'ho conosciuto a lezione. Diciamo che le cose che ci sono nel tutorial le aveva anche spiegate molto spesso a lezione. Quindi ragazzi, oggi mi sono allenata con i consigli dati da Fabrice e questo è quello che è successo. Yeah, this is Fabrizi, Paris, old school D from Ghetto Style. Today we're gonna see the impact. The impact just gonna help you to put more power in your movement, more variation, more energy, more contrast in a dance. Wherever you're coming from or whatever your style, you can use that technique in everything. E se ho capito bene, appunto è la tecnica del stop. Quindi stoppo e rilasso, stoppo e rilasso, stoppo, vado. Stop, put easy in the end of the sentence of your freestyle. For example, you can have 1, 2, 3, 4, boop, 6, 7, 8, boop, 2, 3, boop, 6, 7. The echo is like the crash one. The crash one is like, imagine you got a wall in front of you, and every time you come back to that wall, it's an invisible wall, of course, and you go back to it like, bam, and you hit. You crash with that. Quindi, la seconda variazione invece è appunto quella di immaginarsi un muro, ok, che vado a sbatterci il conto, quindi bam, e mi fermo. Bam, e mi fermo. Bam, e mi fermo. Bam. Well, boom, and every time is like a little impact of echo, like you crash and you're coming back. Boom, echo, boom. We're gonna go on the strombo one. The strombo one is the one we use most of the time in popping, but we use it a lot in hip hop for have like the small fast accent inside of the music. Ta ta ta. You just like surprise yourself and go with your legs inside of the floor like a little electricity. And ba ba bam and da da dum and da da dum and boom 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 da 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 da. And the last one is what I'm gonna call the silence one. It's the one you can use when you wanna chill. For example, you have a big impact before with a lot of information, fast dance and everything, and just imagine after that you can use what I call the silence, the chill one. You just let your body floating in the cloud, easy. And you just use that impact. For example, if I have a fast movement before, ta ta ha. Adesso ho spiegato che ci sono appunto questi quattro momenti che io posso inserire all'interno del mio freestyle. Poi appunto in base anche alla musica io posso utilizzare questo meccanismo qua in modo differente, seguendo sempre la musica. Adesso penso proprio che li metterà tutti insieme all'interno del freestyle. Vediamo. All right, let's take the 4, 7. We got the 1, stop, 4, echo, 3, da da da, 4. All right, let's try a little bit faster. 7 and 1, stop, 2, and da da da, 4. Okay, together, 5, 6, 7, let's go. 1, stop, 2, echo, 3, da da da, 7 and. Yeah, yeah, now you are the professional of the impact.
okay? You have so much tutorial on Red Bull Dance Connect for more information and more tutorial. Ready for it? Yeah, yeah! Peace! Quindi adesso mi alleno un attimo seguendo tutti i suoi consigli. Mettiamo un po' di music. Bene ragazzi, come avete visto, come tutti gli altri tutorial sempre della Red Bull Dance Connect, sono veramente favolosi. Queste cose spiegate da Fabrice nel tutorial le avevo già studiate con lui, perché ho avuto già il piacere di conoscerlo e di fare lezione con lui. È sempre importante rivederle e rifarle queste cose, sempre 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 importante continuare a studiare, perché ragazzi, se si vuole migliorare bisogna studiare. È così bello essere allievi, è bellissimo. Ci sono stati dei periodi, soprattutto negli ultimi mesi, che ero veramente piena sia di lavoro e lo studio, perché mi sto per laureare, quindi lo studio, diciamo, da allieva l'avevo un attimo accantonato. E adesso ritorno bella carica come un allieva modello, perché è importante ed è bellissimo studiare, perché ragazzi, più studiate con più insegnanti, più si migliora. Quindi il mio consiglio è studiare tanto, ragazzi. Nei commenti fatemi sapere se anche voi state provando a fare questi tutorial. Vi ricordo di mandarmi video dove provate anche voi a fare i tutorial che ho provato a fare anch'io. Poi sotto vi lascio tutti i link in descrizione, così nei prossimi video vi inserirò, ok? Così, diciamo, è come se stiamo studiando insieme. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un pollicino su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su tutti gli altri miei social. E noi ci vediamo nel prossimo video. Yo!